L'Italy e Dream Team Advesmi si affrontano per quella che è la terza giornata del campionato di Serie B, il girone A. È una sfida al vertice perché il Vinitaly nel nuovo corso di questa nuova stagione ha sicuramente molto ben impressionato dall'alto del suo punteggio pieno dopo le prime due giornate. Il Dream Team invece, dopo aver pareggiato nello scontro diretto con il Trannusai, ha regolato la pratica a Cistufo e ora con questa vittoria cerca di azzannare la prima posizione. L'alzamento di Sporting Club vissuto da Marco Rompietti, questa è la sfida tra Vinitaly Futsal contro Dream Team Advesmi. Palombi interviene, ma attenzione a Massarelli, ancora Palombi, prende il pallone. Palombi va da solo e calcia, pallone sul fondo. Italy. Nuovamente Carlini, ricomincia dietro per Perotti. Ha spazio per calciare, ci prova! Una bellissima conclusione da parte di Perotti, che termina sul fondo non di molto. Contessa, calcia forte! E buca le resistenze di Vasiliu. Ha segnato Sergio Contessa direttamente sul calcio di punizione al sesto minuto di gioco. La sblocca il numero 8 con un radente tiro dalla tre quarti. Attenzione a Contessa che regola questo pallone! 1-2 terrificante di Contessa. Carlini ha perso un brutto pallone. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone a centrocampo. Che il Dream Team da Advesmi va a raddoppio con Sergio Contessa, caparbio nel recuperare questa sfera e poi depositarla in porta. Occhio a Palombi che recupera questo pallone. Lo scarica per Carlini. Carlini dentro per Palombi. Palombi è tu per tu con Mancini che riesce a intervenire. Non è ancora finita, poi salva tutto sulla linea Massarelli. Fidenzi. Con la magia passa Fidenzi, Vasiliu interviene, Viali in velocità, Viali viene messo giù, calcio di punizione, quindi tiro libero e fallo di Alessio Proietti. Viali sul palo, quindi questo dà un ottimo vantaggio. Attenzione a questo tacco fantastico per la conclusione da parte di Marcantuoni. Appena entrato il tacco era stato di Cattolini, addosso Marcantuoni che deve fare però attenzione. Lo scarico di Fidenzi per la conclusione di Massarelli. Un diagonale perfetto, una bellissima azione di ripartenza velocissima della formazione di Magna Granata. Massarelli è stato bravo a servire Fidenzi, altrettanto bravo a scaricare il pallone. Poi diagonale vincente, perfetto. Attenzione, gran conclusione da parte di Contessa che squarcia sul primo palo le difese del portiere Vasiliu. La rete del 4-0 ha messo a segno il numero 8, tripletta personale per lui, una grande realizzazione individuale. Sì, non riesce a passare, poi Fidenzi recupera un gran pallone. Fidenzi, la grandissima risposta col piede da parte di Vasiliu. Poi Dolci viene a prendersi questo pallone, ancora Dolci, e se ne va fino in fondo. Grande giocata individuale di Dave Dolci, che merita forse maggior fortuna. Il pallone di Viali in profondità per Sergio Contessa e va a calciare, miracoloso l'intervento di Vasiliu. Giulio Fidenzi cerca di passare, ci riesce con una gran giocata Fidenzi. Il diagonale che termina fuori non di molto. Finisce qui il primo tempo, finisce sul punteggio di 4-0 in favore del Dream Team Advesmi. Dolci prova a passare qui sull'auto di destra, metti in mezzo, attenzione a Cattolini! Passiamo ad Andrea Cattolini. Il gol dopo un minuto di gioco in corso della ripresa, il gol che può riaccendere qualche speranza nel Vinitaly Futsal. Massarelli tallonato dall'avversario, poi sradica via il pallone Palombi, bella palla che va anche con un tunnel, a parte veloce Dolci, occhio a velocità, il numero 4 e va a calciare! Clamoroso nel giro di altri 60 secondi, Dave Dolci segna il gol che dimezza lo svantaggio, ora è 4-2, un recupero palla eccezionale, poi partita in progressione Dolci e ha fulminato Mancini sul suo palo. Oh, Fidenzi riesce a vincere questo duello di forza. Fidenzi a tu per tu con Vasiliu. Vasiliu salva tutto. Col fisico Fidenzi insiste e va a calciare Vasiliu. Oh, che bellissimo momento di Massarelli. Massarelli è in 2 contro 1. Massarelli la mette in mezzo per Fidenzi. Vasiliu con un miracolo la tiene lì. C'ha passare, attenzione Fidenzi. Ancora Fidenzi sul palo. Occhio perché Giacomo Manoni va avanza, ha una batteria avanti a 6. Poi va a servire Proietti. Mancini para. Doppio intervento di Mancini, ma il secondo è autenticamente prodigioso. Forza, forza! Dolci, bella palla per Cattolini, attenzione a Cattolini. Cattolini calcia Mancini. Larga verso Contessa, ha spazio per calciare Contessa. La risposta di Vasiliu. Attenzione poi verso Servini, che ha spazio per calciare Vasiliu in calcio d'angolo. Ancora David Dolci, si prende lo spazio per andare a calciare, c'è la deviazione sotto porta di Cattolini e ancora una volta Mancini. Blocca, riparte ancora l'azione con Palombi. Forse è l'ultima chance per poter riaprire definitivamente la partita. Cattolini va a calciare sul secondo palo. Perotti non è riuscito a correggerla in porta. Perotti la tocca verso Palombi col mancino. Palombi! La palla passa e va in porta. Quando mancano circa 2 minuti dal termine, Giacomo Palombi con una sassata coglie la traversa. Poi credo che la palla abbia sbattuto poi con il tacco di Mancini. Fatto sta che è entrata in porta del gol del 4-3. Attenzione al numero di Contessa che riesce a passare. Contessa! Fino in fondo Vasiliu! Arbitro! È tiro libero quindi. Il tiro libero clamoroso, epilogo finale con Cattolini contro Mancini.
La parata di Mancini con i piedi. Larga il pallone verso Palombi. Palombi va a calciare sul secondo palo. La toccata ancora Mancini. Contessa fa sgusciare questo pallone per Viali. Viali per chiuderla. Ma c'è ancora Vasiliu. Ma comunque finisce lo stesso qui. 4-3, è stata una partita bellissima. Vince il team Advice Mini dopo un primo tempo giocata alla grande. Nel secondo tempo c'è stata grande reazione d'orgoglio da parte del Vitali Futsal. Veramente due belle squadre che sono protagoniste di questo campionato. Alla fine può esultare il Dream Team, ma è stata veramente una gran bella partita. Primo tempo 4-0, siamo un po' calati, sai come anche i campi lo erano di più rispetto a noi, anche la forma fisica non ci ha dato una mano, però loro molto bravi, giocano bene a calcetto, fanno correre bene, fanno correre molto, buona squadra. Pensi che possano esserci anche altre squadre tra cui il Vinitaly per potervi dare fastidio in questo senso, oppure credi che sarà una lotta un testa a testa fino alla fine? Io credo, ecco, forse questa sarà un'altra squadra tosta da giocarci, ma le altre non penso che ci possano mettere paura, insomma. Anche perché ci abbiamo giocato l'anno scorso in Serie C, quindi più o meno le conosciamo. E sarà sì, un testa a testa per tutto il campionato. Sì, soprattutto sul tiro libero ho creduto che andava a finire 4-4 la partita. Invece Mancini è bravo, un ottimo portiere, l'abbiamo preso apposta, ci ha dato una mano stasera. Sì, certo, l'ambizione è quella. L'importante è fare bene, quindi rimaniamo con i piedi per terra e dobbiamo soltanto fare bene questo campionato. E basta, ecco il nostro obiettivo.